Amici di TCS, bentrovati, io sono Ruido e questo è Tra chi sente e chi ascolta. Oggi puntata fresh, al 100%, indovinate chi c'è oggi ospite? Lui. Si sono fuori di testa. Si sono fuori di testa, fuori baby per sta merda. Fuori da ogni posto che tolga il mio sogno dentro dalla mia testa. Questo scende poi si ferma, vuole farmi la guerra. Io qua non ho problemi con nessuno, ma se vuoi iniziamo fra la guerra. E fanculo tutto, a volte pensa qua non ci faccio niente. Sono stanco di tutto, dare alla gente non avere niente. Se sta vita mi darà qualcosa, me la sarò guadagnata. Stati papà bro fa la troia, me non dice proprio nada. Yeah, vorrei stare solo free, oggi niente drammi, solo weed. Homie, solo brodo nel mio team, trovi. Nuovissimo appuntamento a Tra chi sente e chi ascolta. Oggi vi ho detto puntata fresh, puntata freshissima, perché abbiamo con noi un giovanissimo artista che sta facendo parlare di sé tantissimo, non solo in Sardegna ma anche al di fuori dell'Italia e non solo. Abbiamo con noi Lorenzo Cardelone, in arte Sgribaz. Ciao Lorenzo, benvenuto. Bella raga. Come stai? Benissimo, voi? Noi siamo contentissimi di averti qua, anche perché abbiamo conosciuto la tua storia attraverso il web. E quindi a noi di Tra chi sente e chi ascolta ci piace comunque dare spazio alle nuove generazioni, specialmente a quelle dei giovani e a chi sta intraprendendo questo, chiamiamolo, lavoro. Per adesso sì, è un hobby, però potrebbe diventare un lavoro. Speriamo. Facciamo sempre, insomma, incrociamo le dita. Esatto. Allora Lorenzo, tu sei di Cagliari, giusto? Sì, sono nato qua. Classe 2000. 2000. 5 maggio 2000. 5 maggio 2000, quindi fresco 21enne. Esatto, okay. A breve proprio. Allora, noi vogliamo chiaramente capire da dove parte, prima di tutto, la passione per la musica, perché sappiamo che nel 2016 è nato tutto quanto in una vacanza. Sì. Ok, però sì. Lorenzo, come si avvicina alla musica? Allora, diciamo che Lorenzo si è avvicinato alla musica semplicemente alla fine ascoltandola, perché io ho sempre ascoltato la musica da piccolino, mi ha sempre affascinato, diciamo, quel mondo di un qualcuno comunque che potesse riuscire a far sentire la sua voce al di fuori di, diciamo, barriere, schemi. Io sono sempre stato comunque un ragazzo che alla fine le cose in bocca se le tenute sempre poco, anche a scuola, può dirvelo chiunque, io ero sempre quello che magari andava a rispondere. Ovviamente non si fa, però ho trovato nella musica un modo per sfogarmi, insomma. I tuoi primi ascolti, cioè cos'è che ti ha, usiamo il termine, flashato per dire cavolo, questa roba qui mi piace, mi piacerebbe farla. Cosa hai ascoltato? Ascoltavi più roba italiana? Allora sì, io ascoltavo molta più roba americana da piccolino. Diciamo che ho un background musicale italiano un po', diciamo, ridotto rispetto a quello americano, però adesso comunque mi sto, diciamo, interessando a qualsiasi cosa, perché comunque si può prendere da, ripeto, da qualsiasi tipo di genere, qualsiasi tipo di anno, epoca, quello che è. Comunque io, diciamo che ho iniziato ad ascoltare molta musica con rap americani, classici, Eminem, insomma, quella roba lì. Ok, mentre per quanto riguarda la parte italiana c'è qualche artista che ti ha, diciamo, influenzato, oppure magari hai preso spunto da... Sì, allora io, diciamo che ascolto tantissima musica italiana adesso, tuttora, io mi ispiro tantissimo alla scena genovese. Sì, a me piace molto la loro attitudine, il loro modo di trasmettere le emozioni nelle canzoni, il modo di scrivere, diciamo che loro li ascolto tanto e li stimo molto, quindi mi piacerebbe, insomma, incanalarmi in quel tipo di... di tunnel, chiamiamolo così. Esatto. Allora, dal tuo curriculum, dalla scheda che noi abbiamo... Poverissima, però ricca di tante belle cose. Però volevo partire dal 2016, quando insieme a tuo fratello Simone, in arte Enomone, giusto? Esatto. Ecco, praticamente cosa avete fatto? Questi due ragazzi vanno in vacanza con la famiglia e così dal niente Simone dice: adesso mi metto a fare una base, un beat, e proviamo a fare una canzone. Sì.
Allora, in teoria no, lui non è che ha detto proviamo a fare una canzone, lui ha preso e ha iniziato a fare il beat, cioè lui sì, lui ha preso il computer e ha iniziato così per gioco, nel senso, io ho detto ma come, lui sta iniziando così, io ho sempre avuto questo pallino di scrivere un po' qualcosa, cosa faccio, lui inizia, io no, cioè poi magari lui, non so, va e produce qualcun altro, sarebbe togo magari iniziare insieme. Me lo tengo io il producer, visto che anche in casa, giusto? Sì, no, no, cioè mio fratello è la mia arma fondamentale. Assolutamente. È più piccolo o più grande? Lui è un anno e mezzo più piccolo. È del 2001, sì. No, assolutamente. Quindi è iniziato tutto così, diciamo, per gioco, perché diciamo non posso non iniziare così. Quindi da lì poi è cambiato tutto. Il primo lavoro che avete fatto l'avete anche pubblicato oppure è rimasto? Sì, okay. Sì. A malincuore, sì. A malincuore. A malincuore, ma non a malincuore, perché alla fine diciamo che, come dico sempre, è stato quello che alla fine mi ha fatto crescere. Perché ne abbiamo prese mazzate. Comunque qua a Cagliari diciamo che la gente non te le dice le cose subito, se certo. Insomma, provi a, però son contento comunque alla fine di essere uscito subito con le prime cose, perché mi hanno fatto capire che dovevo migliorare, che dovevo mettermi e crescere, insomma, cioè non era abbastanza niente, io facevo uscire le robe e sapevo che non era mai abbastanza, e tuttora è così alla fine, cioè non siamo mai contenti tra virgolette. Non ho niente da nasconderti, forse è solo il mio cuore. Dentro una tempesta sai calmarla, ti darò la chiave. Non ho chiesto io la vita di star dietro a certe cose. Sembra sempre che a capirmi sono io, non le persone. Come se parlassi un'altra lingua, quella mia della mia famiglia. Sembra che ci voglia qualche strano aneddoto per star sereni senza nessuno stupefacente. La nostra storia dentro un quadro non si vuole appendere. Che bugiardo è pure ladro, è meglio non dipendere. La verità non si spoglia perché sta tra la gente. Non un piano in testa, omi, che dura per sempre. La tua ogni voce ora se deve succedere. Sono un caso a parte, mi dovrei riprendere. Baby, con i danni giuro non so smettere. Servono agenti adatti per staccarmi da te. Non ho quello che hai te, ma sarò fiero di me. Se un giorno ce la farò fino a toccare i vostri cuori. Non conto su di te, proverò a dirti perché. Ormai credo che l'ego venga sempre prima di noi. Non nascondo niente se sei come me, girerò il mondo step dopo step, imparerò altre culture dalla mia, chissà se qualcuno di là capirà la mia. Non ho niente da nasconderti, forse è solo il mio cuore. Dentro una tempesta sai calmarla, ti darò la chiave. Non ho chiesto io la vita di star dietro a certe cose. Sembra sempre che a capirmi sono io, non le persone. Come se parlassi un'altra lingua, quella mia della mia famiglia. Sembra che ci voglia qualche strano aneddoto per star sereni senza nessuno stupefacente. Come se parlassi un'altra lingua, coi fratelli da un'altra famiglia. Il sangue in bocca le si sente viva. Non mandiamo a dir le senti le grida. So con chi mi somiglia, che mi chiedo se sotto il vuoto pure no, che la sorte è amica. Non ci conterò, non incrocio dito, ho fatto un patto bro. Tu ci sei o ci sono, muoio fuori dal coro. Ne facciamo un lavoro per non farne un lavoro. Spezzo catene loro, non per catene d'oro. Muovo sto odio e love. Non resterai mai solo, drammi che vomito. Mio frate è solido, ordino il solito. Perché la mia famiglia. Non ho niente da nasconderti, forse è solo il mio cuore. Dentro una tempesta sai calmarla, ti darò la chiave. Non ho chiesto io la vita di star dietro a certe cose. Sembra sempre che a capirmi sono io, non le persone. Come se parlassi un'altra lingua, quella mia della mia famiglia. Sembra che ci voglia qualche strano aneddoto per star sereni senza nessuno stupefacente. A tra chi sente e chi ascolta, oggi nuova stagione, la terza esattamente. Abbiamo Sgribaz, giovane artista che ha già collezionato un bel po' di roba già da mettere nel nostro cassettone. Sì. Volevo partire da quello che è il contest di S Magazine, noto portale dell'hip hop italiano, sì. Non solo, che dà spazio ai più conosciuti, anche a quelli diciamo meno conosciuti. Assolutamente. Per il Sound Boot Contest. Cos'è, sì, il Sound Boot Contest? Praticamente è un contest organizzato appunto da S Magazine di cui faceva parte come giurato d'eccezione un nome internazionale, sì. Un nome internazionale, sì. Un produttore multiplatino che è DJ Khaled. Sì, sì.
Che voi avete vinto? Allora, il contest per SM Magazine diciamo che è nato un po' così per caso, perché io non sono uno che solitamente partecipa a questi contest, ma stavo appunto scorrendo sui social Instagram e ho visto di questo contest, gli ho dato uno sguardo, ho sentito un paio di beat e ho deciso di partecipare un po' così anche. Si partecipava su un beat a disposizione? Allora, loro sì, praticamente loro avevano già fatto lo stesso contest però per i producer. Okay. Cioè nel senso che tutti i producer avevano fatto un beat e loro avevano scelto i 5 migliori in tutto il mondo, e poi quindi c'era il vincitore italiano, il vincitore spagnolo e quello francese eccetera. Okay. Io ho scelto il beat del ragazzo francese, mi piaceva moltissimo, allora mi avevo un flow in mente, sono andato in cameretta, l'ho scritto così in 2 secondi, il giorno dopo abbiamo fatto il video, tra l'altro anche con i ragazzi di Sassari che saluto. E niente, cioè, è stata tutta una sorpresa per noi, comunque non ci aspettavamo neanche di finire tra i finalisti, neanche di vincere, è stata una roba molto inaspettata. Quando te l'hanno comunicato? Allora, dopo quanto? Cioè tu ci speravi? Di arrivare tra i finalisti? Sì. Ad arrivare ai finalisti mi ha chiamato il mio manager e quasi piangendo io ho detto: ma cosa sta succedendo? Cosa è successo? Cosa è successo? E lui non riusciva neanche a parlare. E poi mi ha fatto: siamo tra i 10 finalisti. Allora lì sono scoppiate urla incredibili di gioia. Ero con un mio amico al moletto che chiacchieravamo, ascoltavamo la musica e là ci siamo divertiti. Siete diciamo esplosi. Sì, è stata un'emozione proprio, per non parlare di quando appunto ho scoperto di aver vinto. Ero con dei miei amici a casa di un mio amico, stavamo giocando a ping pong, stavamo proprio parlando del fatto che io non potessi vincere. Dicevo: no, ma io non vinco, di qua di là. A un certo punto ci siamo fermati, il mio amico stava scorrendo Instagram e mi dice: hai vinto. Io: cosa ho vinto? Hai vinto? Cioè, no, ho vinto veramente. Cioè, no, non ci credo, avevo vinto. E lì mi è venuto un doppio infarto per il semplice fatto che SM Magazine aveva postato il vincitore con la foto e poi dopo 2 minuti l'aveva tolto. Ho detto: no, non ci credo, hanno sbagliato, quindi doppio infarto. Okay. Allora lì poi ho visto che dopo 5 minuti l'hanno ricaricato col video, ho detto: no, balordo, allora abbiamo vinto veramente. Lì mi hanno dovuto portare qualcosa da bere perché stavo per svenire. No, ero proprio... Diciamo che l'emozione era sicuramente incredibile, sicuramente grande. Il premio del contest, se non sbaglio, era in attrezzatura. Allora sì, è andato un voucher. Okay. con cui si potesse comprare dell'attrezzatura. Poi mi hanno inviato qualche vestitino che non è mai scomodo. E poi vabbè, ma la cosa più importante per me è comunque farmi vedere dappertutto. Cioè, per me è importante portare la mia musica al di fuori della Sardegna. E diciamo che con questo contest Sgribaz ci è riuscito. Più stare qui sotto a vedere gli altri crescere, o mi voglio avere una chance, o la voglia è tanta, tu puoi crederci, guarda me negli occhi, poi dimmi la verità, dimmi ciò che è giusto solo un'altra volta, così farò di nuovo l'opposto. Sai che sei la mia stima, barcolla, non crolla, ma fa rifornimento ad ogni mostro, sempre fuori posto, fuori luogo, o mi non dà mai aria alla bocca, guarda il mio volto. Voglio un passepartout per aprire il tuo cuore, dopo guardarci dentro. Forse lo sai tu qual è la via per arrivare fino in cima. Salirò su un bus, su una strada senza nome, via da casa mia. Non mi basta più guardare gli altri avere quello che io volevo. Voglio un passepartout per aprire il tuo cuore, dopo guardarci dentro. Forse lo sai tu qual è la via per arrivare fino in cima. Salirò su un bus, su una strada senza nome, via da casa mia. Sono in mezzo al caos, non sono affidabile come i tascagli euro. O mi fai da palo, se no avremo punti di cui possiamo farne a meno. Il disagio nasce la bellezza e scoprire ciò che puoi fare davvero. Ancora ricordo sempre come sono cresciuto e il posto da dove vengo. Avrò voce senza mezzi termini, con o senza con tanti miscrediti. Neanche mai pariscono a comprendermi, ci sto bene ma non siamo identici. Mi ricrederò su certe azioni, se non sbazzerò poi non imparo. Mi dovrò dare delle ragioni, non seguire con gli occhi quel faro. Non mi basta più guardare gli altri avere quello che io volevo. Voglio un passepartout per aprire il tuo cuore, dopo guardarci dentro. Forse lo sai tu qual è la via per arrivare fino in cima. Salirò su un bus, su una strada senza nome, via da casa mia. Non mi basta più guardare gli altri avere quello che io volevo. Voglio un passepartout per aprire il tuo cuore, dopo guardarci dentro. Forse lo sai tu qual è la via per arrivare fino in cima. Salirò su un bus, su una strada senza nome, via da casa mia.
Amici di TCS, io sono Rudy e questo è Tra chi sente e chi ascolta. Abbiamo appena visto Passepartout di Sgribaz, che è qui con noi oggi, ospite di questa puntata. Abbiamo fatto un po' una panoramica di questo grande concorso che hai vinto, che di S Magazine. E volevo arrivare anche a parlare di quello che è stato il lavoro, perché tu arrivi comunque già con una distribuzione digitale, che sì, comunque è molto importante con la Believe. Com'è nata questa collaborazione? Ti hanno contattato dopo che tu hai messo qualcosa online? Allora, com'è arrivata questa? Allora sì, era il periodo della quarantena. Ok. Era stato il periodo in cui io ho scritto di più e non me ne capacito tuttora, perché comunque è stato un periodo in cui non si viveva. Avevo solo da scrivere, però ho tirato fuori della roba che effettivamente era da tirare fuori in quel momento. Diciamo che sempre stando sui social, soprattutto in quarantena, immagino tutti comunque siamo stati sui social, ho visto che c'era questo contest, tra l'altro sempre in collaborazione con S Magazine. S Magazine, okay, aveva appunto messo insomma questo contest di Believe, che era, si chiama Curiamoci di Musica. Cioè tu non dovevi fare altro che praticamente caricare un mini brano, un mini freestyle, dove appunto dicevi tutto tramite Instagram okay, dove appunto tu lo pubblicavi e poi mettevi gli hashtag Curiamoci di Musica e loro li andavano a vedere. Hanno partecipato anche in molti e lì sono riuscito a vincere questo contest. Appunto sono andato in contatto con Believe, siamo riusciti a trovare quindi un contratto di distribuzione con loro, che ci ha dato una grande mano, una grande spinta, soprattutto anche per il mixtape, che arriveremo anche a parlare di quello quanto ci sarà. Ci sono tante cose da dire. Chiaramente tu, essendo un artista giovane, hai vissuto poco l'esperienza live, sì, a livello di concerti, ma sono sicuro che prima o poi arriveranno anche per te. Però ti volevo fare una domanda, perché comunque sei seguitissimo sui social e in ogni caso credo, e ho visto anche dalle stories che pubblichi, che molti ragazzi sono affezionati alla tua musica. Sì. A Tra chi sente e chi ascolta facciamo la domanda marzulliana. Ok. Che è questa: tu ti devi adesso immedesimare, cioè proprio catapultare, devi diventare un fan accanito di Sgribaz. Okay. E io ti faccio questa domanda, caro fan di Sgribaz. Ok. Il fan di Sgribaz sente o ascolta Sgribaz? Beh, secondo te? Beh, penso che soprattutto in quest'ultimo periodo la gente mi stia ascoltando. Cioè nel senso proprio lo vedo dai messaggi che mi mando con le persone, perché io cerco davvero di rispondere finché posso a tutti, perché proprio voglio che la gente senta che io vedo che mi supporta, capito? E vedo dai messaggi che la gente proprio sta ascoltando quello che sto dicendo e la roba che ascolta ti rimane. Ti è capitato comunque qualcuno ti scrivesse questo pezzo mi ha ricordato? Sì, vabbè, quello, cioè, voglio chiarirlo, è il mio punto, cioè il mio obiettivo, cercare di far sì che le persone che mi ascoltano si rivedano in me. Cioè quello che racconto io non è una roba solo mia, è una roba di tutti. Cioè la mia musica è di tutti, nel senso quello che sto raccontando io potrebbe essere successo a te magari, certo, da adolescente, e tu ascolti quella canzone e rivivi quelle emozioni. Infatti si nota tanto nei tuoi pezzi, comunque c'è molto raccontarsi, sì, molto raccontarsi e soprattutto vivere quella che è l'adolescenza. Esatto. L'adolescenza, che è anche il nome. Si chiama esattamente 2000 adolescenza o 00 adolescenza? 00, un'abbreviazione. Ok, 00. 00 adolescenza. Adolescenza. Mixtape. Che sono, ma mi giudichi. Non ho dato la chiave del mio cuore, ma sconosciuti. Ma ora sai come sono, è meglio perdermi. Sta vita mi sta stretta, com'è vero che siamo cresciuti. È vero che il tempo ci cambia, guardo me sulla bilancia. Quanto pesa nei pensieri e drammi rispetto a prima. Ma hai dato me stessa una banda, o mi vale più di un'arma. Cosa credi che rimanga? Forse una fotografia. Non ho voglia di star su come il sole ad agosto. Tendo spesso a stare giù, fuori ma fuori dal bordo. Siamo fatti di esperienze, se non sbatto non imparo. Come empiristi siamo zero, siamo solo un foglio bianco. Cerco un modo
modo per far soldi e non che i soldi fanno me. Siamo posti senza costi, sentimenti sono le mete. Sul resta a casa mia, anche se la props per tua. Verità sulla mia flotta, prendo le onde dalla prua. Guardo in faccia la paura, ho un patto con la sfortuna. Lascerò quello che dura come quadri in un museo. Sfortunata statura, ma quel che non sia si cattura. E ciò che sia poi si frattura, fino a poi tornare indietro. Adesso un tape dentro la cantina è la mia vita. Mettilo in play dalla tua via in giro per la città. Raccolgo forse qualche spiccio solo per ciò che amo. Ciò che in fondo non si vede se non dai uno sguardo. Adesso un tape dentro la cantina è la mia vita. Mettilo in play dalla tua via in giro per la città. Raccolgo forse qualche spiccio solo per ciò che amo. Ciò che in fondo non si vede se non dai uno sguardo. Nuovo appuntamento a Tra chi sente e chi ascolta, Sgribaz con noi. Abbiamo visto 00 Adolescenza, che dà il nome al mixtape, yes, che è attualmente fuori, sì, per tutte le piattaforme digitali. Lo trovano su Spotify, la gente può andare a cercare ovunque. Yes. Com'è nato questo lavoro? Diciamo che è il primo ufficiale tuo. Sì, è il mio primo progetto ufficiale. Diciamo che col tempo ho notato che le persone anche le poche persone che mi ascoltavano, uh-huh, mi chiedevano comunque più musica, insomma, perché era sempre un far uscire una canzone ogni tanto, un mese, ogni due mesi, tre mesi, un mese. Quindi io sono arrivato a quel punto in cui ho detto: ok, sì, lo devo fare anche per me, ma anche per anche per la mia fan base, anche se è piccola. Io voglio dare qualcosa di più alla mia fan base, e quindi ho deciso di fare una raccolta, cioè volevo farla sempre una raccolta di brani da dare proprio così alla gente. E quindi diciamo che all'inizio era un EP, poi parlando bene col team abbiamo deciso di chiamarlo mixtape, perché è un progetto molto sperimentale. C'è anche fine. Un bel po' di ospiti, giusto? Sì, ci sono un bel po' di ospiti che saluto. Nominiamoli chiaramente. Jerry, i ragazzi di Genova sono stati super ospitali, ragazzi, li voglio bene, gli mando un bacio, ci hanno ospitato come se ci conoscessimo da sempre. Anche YD lo saluto, gli mando un bacione enorme. Chiaretta, Praci, vabbè, chi altro mi chiama? Tanti amici. Mi sto dimenticando qualcuno. Ok, vabbè, neanche li metto in conto, perché loro sono del team, sono fam, cioè, li salutiamo tutti. Fam di loro, cioè, non c'è forse nessuno. Allora, che scherzo, c'era. Ma allora, ho dimenticato proprio allora. Yo, 00 Adolescenza mixtape, bella per TCS, raga. Mandala Simo. Yo. Crescendo in mezzo a niente, mi bro, le idee confuse. Come far finta di niente su due ruote in mezzo a un tunnel. Passo in mezzo, non ho tregua, il mio amico ti fa le buste. L'altro studio a parte sempre, ci sta dentro, non ha scuse. Non ci frega di chi, ci dà sempre importanza. Ma diamo importanza a chi, non frega mai di noi. Faremo un bagno d'odio, omi, nella verità. Perché forse tutto questo un giorno sparirà. Dovrei essere forte come fanno i grandi. Starei forse meglio con un po' più di contatti. Farei, ma non associo le parole ai fatti. E ok, non preoccuparti adesso dei miei spazi. Sei incominciato una vita nuova dentro nuovi panni. Ho mollato la tipa con cui stavo da anni. Adesso accendo una sigla solo per passare il tempo. Sono i conti con la sfiga che mi corre dentro. Mi riconosci quando chiedo se mi porti fuori da qui. Che qui non riesco a fare faville. E sono persa dentro giochi di altri di mille. Ti cerco nelle storie come tu cercavi me. Ti cerco nelle storie come tu cercavi me. Ti senti così forte da salvare solo te. Ti senti così forte da salvare solo te. Ma poi, come si fa a tornare a casa lontano da te? E poi, mi chiedo se... Yo, 00 Adolescenza mixtape, bella per TGS, come? Dovrei essere forte come fanno i grandi. Starei forse meglio con un po' più di contanti. Farei, ma non associo le parole ai fatti. E ok, non preoccuparti adesso dei miei sbatti. Incominciando una vita nuova dentro nuovi panni. Ho mollato la tipa con cui stavo da anni. Adesso accendo una sigla solo per passare il tempo. Sono i conti con la sfiga che mi corre dietro.
com'era? Ci stava? E siamo arrivati alla fine anche di questo nuovo appuntamento di Tra chi sente e chi ascolta. Io sono contento di oggi di averti avuto come ospite Sgribaz, Lorenzo. Veramente speriamo con tutto il cuore che ogni desiderio che tu desideri arrivi a concepimento. Speriamo, perché comunque te lo meriti, sei giovane, abbiamo visto che comunque la strada da percorrere la stai percorrendo molto bene. Ancora tanti auguri. Grazie bro, grazie di cuore, è stato un piacere essere qua, mando un saluto a tutti e a tutte le persone che ci sostengono, quindi grazie davvero dell'opportunità raga, ascoltatemi il mio mixtape. Io ringrazio Alessandro Paletti per la regia, Tra chi sente e chi ascolta finisce qua, ci vediamo alla prossima.